Bella regà, bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Allora ragazzi, come ben sapete, qualche tempo fa, parliamo del mese scorso perché c'era la neve, è uscito il glitch per moddare il Brickade 6x6, che quel glitch è lo stesso identico per moddare la Manchet C, ragazzi, quella che sta a fianco al Brickade. Praticamente si sceglieva di moddare il Brickade, quindi si chiamava il Brickade a una certa, ok? Oppure si sceglieva di moddare la Sanchez e si chiamava la Sanchez. Quindi ragazzi, abbiamo trovato il metodo nuovo per buggarci dentro la base operativa con il colpo. Quindi vi spiego passo passo come fare. Vi lascio in descrizione ragazzi il video per moddare il Brickade, che è lo stesso per moddare la Manchets. Quindi a una certa, quando io selezionerò il Brickade, se voi volete fare la Manchets dovrete andare a cercare la Manchets. Quindi una volta che siamo dentro la base operativa, ragazzi, abbiamo il colpo pronto, dobbiamo fare questa roba qua per buggarci. Ve lo spiego. Quindi dobbiamo essere tanto membri del o motorcycle o del CEO, perché sennò non ci fa interagire, ragazzi, con la lavagna. E in alto a sinistra vedete che abbiamo le scrittine. Clicca freccia a destra per. Quindi noi cosa facciamo? Clicchiamo freccia a destra e iniziamo a tra virgolette spammare, ma non così tanto veloce, ragazzi, il menu di pausa. A una certa sentiremo un beep, che è il menu di pausa, raga, che si apre. Ascoltate bene, schiaccio freccia a destra, spammo start. Avete sentito questo beep? L'avete visto che si era mezzo aperto? Quindi rifacciamolo. Cosa facciamo? Ci mettiamo qua, raga, schiacciamo freccia a destra e iniziamo ad aprire e chiudere praticamente il menu di pausa finché non sentiamo quel beep. A questo punto, ragazzi, sono riuscito ad azzeccare il timing, quindi mi si è aperto il menu di pausa. Vado su attività, missioni e vado ad avviare la missione contadini sballati di Gerald. E a questo punto, ragazzi, una volta che abbiamo avviato questa missione, semplicemente dovremo andare a quittarla appena siamo nella lobby, facendo B o A o cerchio e X, ragazzi, se giocate da PS. Una volta che l'abbiamo chiusa, siamo in questo messaggio, accettiamo e iniziamo a spammare finché non siamo nella lobby, ragazzi, freccia destra. E a questo punto, sbadabam, avremo il caso Bogdan, ragazzi, Gerald. Quindi da qua in poi potrete seguire di nuovo il tutorial. Io spero che questo video vi sia d'aiuto, ragazzi, per modare il Brickade o la Manchets. E vi ricordo di una cosa fondamentale, raga: se avete già modato il Brickade 6x6, quando arrivate nell'ultimo step, che dovete andare a mettere il terrobyte nel B4, a quel punto non ve lo farà fare, vi farà stare in una schermata nera. Quindi cosa dovete fare? Distruggere il terrobyte, farlo esplodere, ragazzi, e a quel punto continuare dal freak shop in poi. Quindi entrare dentro il freak shop, fare la modifica e avremo salvato il tutto. E poi fare l'ultimo step del video per recuperare, ragazzi, il terrobyte se si è buggato. Bella regà, alla prossima!